guarda lì, guarda lì, guarda, 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 guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, hai visto? L'ho visto. Quindi questi, sì, questi senza un minimo di pudore, entrano dentro, escono, è diventato un luogo degradato, un luogo di desolazione e purtroppo un luogo malfamato. Degrado, ingressi abusivi ed urle, schiamazzi nel cuore della notte, così 70 residenti di via Fabio Filzi, esasperati, hanno presentato un esposto in procura. La situazione è questa, che è completamente abbandonato, la sera si sentono urla, gente... Si vede gente che scavalca, insomma, di tutto e di più. Ve lo potete immaginare, ormai è una cosa abbastanza conosciuta, penso. C'è anche preoccupazione. Eh beh, certo. Numerosi negli anni sono stati gli episodi finiti nella cronaca locale, dallo spaccio al consumo di stupefacenti di fronte ai passanti. L'abbiamo visto con i nostri occhi spacciare qui. Abbiamo visto, ci sono dei filmati, gente che si droga lì. Hanno rotto le protezioni che avevano fatto per non farle entrare. Litigano, noi che abbiamo i balconi all'interno di questo palazzo, io abito lì, se vedono che questi la mattina fanno anche i loro bisogni lì, non è una cosa per noi che ci fa stare tranquilli. Adesso i 70 firmatari chiedono una soluzione definitiva per l'immobile che dovrà diventare la nuova sede della Polizia Municipale. I lavori di ristrutturazione ancora non sono partiti. I negozianti già fanno fatica, insomma, se c'è più controllo, contenti tutti. Se viene almeno fatto qualcosa in questo stabile, sicuramente non sarebbe più occupato.